Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sono concessi una piccola vacanza, ma qualcosa è andato storto. Ecco che cosa è successo. Come sapete, Rosalinda Cannavò ha partecipato all'ultima edizione del Grande Fratello VIP entrando come Adua del Vesco. Nel corso delle settimane, però, ha deciso di raccontare la verità sugli anni della sua carriera nelle fiction di Canale 5 ammettendo di aver mentito su tante cose. Nella casa, inoltre, ha lasciato il suo fidanzato storico, che aveva dai tempi della scuola, perché si è innamorata di Andrea Zenga, uno degli ultimi ingressi nel programma. Anche lui ricambiava i suoi sentimenti e alla fine hanno ceduto alla passione concedendosi un lungo bacio. La loro storia sta continuando, ma in questi giorni è accaduto qualcosa di strano. Come potete vedere dall'ultimo post e dall'ultima dedica che Rosalinda ha scritto per il suo Andrea, la coppia in questi giorni si è concessa una fuga romantica nei pressi del lago di Garda. Il loro amore va avanti a gonfie vele e hanno deciso di viverlo in un posto molto romantico. Infatti, lei gli ha dedicato bellissime parole definendolo un compagno, ma anche un amico con cui si diverte davvero tanto. Proprio per seguire questa ondata di divertimento, la coppia ha deciso di andare a Gardaland, il famosissimo parco divertimenti. Ebbene, Rosalinda ha fatto una serie di Instagram stories in cui è su un lettino e sta ricevendo dei massaggi per sbloccare la zona cervicale. Infatti, lei stessa ha ammesso che in questi giorni non si sentiva bene, era molto rigida e aveva molta nausea. Insomma, l'idea di andare a Gardaland non è stata affatto buona e adesso le servono delle terapie per stare meglio. Niente di grave, comunque. L'attrice è sempre coccolata dal suo Andrea, che non la lascia mai sola.